Siamo pronti per il nostro primo trekking dell'anno. Vero Bocco? Allora, ci serve la macchinetta di... La compagnia, la simpatia, lo stile. Buongiorno ragazzi, partiti. Ai piedi scarpette fantastiche. Anche lei. Stiamo salendo dietro Rocca di Papa. Il giro prevede 10 km e 1000 metri di dislivello, 500 a salire e 500 a scendere. Già, sorpresa. Primi 5 minuti passati e ci siamo già persi. Outfit of the day. Allora, abbiamo un Pile MH500 della Decathlon. Orologio, abbiamo un G-Shock. Scarpe che sono delle The North Face Summit, bellissime, impermeabili. Poi che abbiamo pantalone Decathlon Travel e zainetto Decathlon da caccia con borraccia incorporata. Tu invece? Quello non è importante. Quello che ha trovato a casa, ma non è importante, questo è un video per me, non per lei. Ciao. San Francesco, via San Francesco di Assisi. Perché Alice già sta dicendo le madonne. Guardiamo, fammi invece pensare, guardate il grip delle scarpe di Matteo. Matteo, come sono questi 200 euro? Suole Vibram, davvero fantastiche per camminare. Sto passando 2 minuti e mi fanno già male. Davvero? No. Siamo già salendo parecchio e la situazione è curiosa, qui. È molto curiosa. Per me sono staccate, però curiosa. Stiamo salendo alla grande. Abbiamo superato il pezzo di Rocca di Papa impossibile. E ora, guardate dove siamo. Ecco il lago. Bevo salsiccia, bevo salsiccia. Siamo partiti quindi da Rocca di Papa, dalla stazione, dall'antica stazione. Siamo andati direttamente al Santo Eugenio. E siamo andati su per tutta Rocca di Papa interna, quindi dei pezzi di strada alti così. E poi adesso stiamo salendo sul Monte Cavo, quindi questo è il panorama che abbiamo a fianco a noi, davvero bellissimo. È un sentiero battuto abbastanza dolce, molto molto carino. E qui davanti a noi ci dovrebbe essere la roccia a forma di tartaruga o di monolito, non mi ricordo. Comunque c'è una roccia con una forma strana che ho visto su internet. Saliamo fino a sopra il Monte Cavo e poi facciamo il giro dietro Rocca di Papa. E niente, dai, vi tengo aggiornati. Ed ecco la roccia gorilla. Noto una somiglianza impressionante. E siamo nell'area archeonaturalistica della Via Sacra. Poi diciamo una cosa a tutti i nostri amici follower. Allora, innanzitutto lei è Pucca. Ve la presento, voi non la conoscete. Che condizioni? Beh sì, non ve la sto presentando proprio nella migliore situazione. Magari adesso gli metto qui una foto di com'è Pucca quando è carina. Eccola ora. Immagino la foto che hai messo. Eccola ora. E tutti gli youtuber adesso stanno facendo questi video belli, tutti ben montati, con le telecamere stabili. E io vado da controcorrente. Io faccio video peggio di come li facevo prima. O no? Dove sei? Sei qui. Sono bellissimi i tuoi video. Grazie. Io fa numero uno. Allora, è importante menzionare che in questo itinerario sono passati Monica e Ivano. Allora ragazzi, l'obiettivo di questa gita era vedere il panorama dei due laghi, quindi quello di Albano e quello di Nemi. Io mi sono arrabbiato perché ci stavamo fermando, ci accorgiamo che era questo il posto dove dovevamo fermarci. Ecco qui, Albano e Nemi. Ci abbiamo messo un'ora. Eh sì, sono le 11, sono partite alle 10. Comunque vorrei specificare che le pause in montagna vanno fatte. Ma non siamo in montagna, quindi niente pause. Vabbè. Ricordatevi di annaffiare le piante. Pure questo fa parte della natura. Ok, è ricominciato un bel pezzone di salita. Perché dopo che siamo scesi da Monte Cavo, stiamo salendo verso il Maschio delle Faete, che Alice mi corregge, come dice prima, si dice Monte delle Fate? Boh, non lo so. Vabbè, io sono uno youtuber, mica un latino, giusto? Già. Quindi saliamo quasi a 1000 metri, a 9,56, e poi scendiamo verso il Colle Iano,
Quindi stiamo facendo un giro ad anello che ci riporterà poi dopo da dove siamo partiti. Eccoci qua, la nostra prima vetta conquistata, 954 metri. Sì, vabbè ragazzi, dai, avviamoci che sennò qua si fa tardi. Ragazzi, noi stiamo seguendo sempre questi segnali gialli, rossi e bianchi. Non so se stiamo facendo bene, però io sto seguendo l'itinerario su Komoot, l'applicazione quella per i trekking, e devo dire che è abbastanza precisa. Ogni tanto si perde, perché ovviamente il GPS non riesce a essere... Ma guarda che carino! Ma un presepe sotto questo... Guarda cos'è una... Cos'è una cosa, Baro? Ma pure lì sono delle palle di Natale! Ma che carino! C'è pure l'angioletto là! Questa, quante palle di Natale ci sono? Una, due e basta! Ma la finisci! Piccolo problemino tecnico. Questo, in teoria, è il nostro sentiero. Solo che... Non c'è un sentiero. Cos'è? Adesso capiamo. Ce l'abbiamo fatta, siamo usciti. Abbiamo fatto un pezzo terribile in mezzo al bosco. Proprio in pieno bosco. E siamo sbucati in questa stradina finalmente camminabile. Ragazzi, non potete capire che cazzo di avventura. Eravamo io e Alice nel sottobosco, senza sentieri, senza niente. Fortuna che sappiamo che dobbiamo andare giù e ci siamo ritrovati con la strada. Salve. Salve. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Direzione Paninaro Zozzo. Con sfondo... Perché passa la voce? Direzione Paninaro Zozzo. Pronti a